Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Come vedete, siamo ancora online, non abbiamo ancora fatto le trasmissioni dallo studio per prudenza verso questa situazione di pandemia che pare esista ancora. E questa puntata la vorrei dedicare a animali e etica. E ne parliamo con due pensatori che sono il professor Valerio Pocar, sociologo e scrittore, benvenuto, sono molto contenta di averla qui, e Buonasera a tutti quanti. con Enrico Morriconi, che ormai è un ospite fisso della trasmissione, ma in questa veste di filosofo, perché io so che lui è anche un filosofo, non è solo il garante dei diritti animali della Regione Piemonte, ma in tutti i suoi scritti c'è sempre un lato filosofico, c'è sempre una parte anche dedicata all'etica. E quindi perché vorrei fare questo discorso? Perché io credo che le brutture che vengono compiute sugli animali derivino da una mentalità, e mi sembra ho scoperto l'acqua calda, è ovvio questo, però cosa determina questa dilagante situazione in cui gli animali vengono continuamente torturati, uccisi, sfruttati, fabbriche di animali che fabbricano miliardi di animali per fargli fare una vita d'inferno ed essere poi uccisi. Ecco, il professor Pocar è membro del movimento antispecista, è stato garante per la tutela degli animali per il comune di Milano, quindi c'è una parentela anche con Enrico Morriconi, ci sono dei lati che vi uniscono. Diciamo così. Ha scritto molti libri proprio sull'aspetto etico. E quindi chiedo a lei, professore, perché? Perché c'è questa situazione? Che cos'è che la determina? Ma fondamentalmente, sì, faccio parte del movimento antispecista ed è il problema è proprio quello dello specismo. Se noi partiamo dall'idea che gli animali sono inferiori e che tutti gli esseri sono qualificati dalla loro condizione, e naturalmente se sono inferiori possiamo fare quello che vogliamo. Se noi pensiamo che per la differenza di specie si possa stabilire una gerarchia di valori, è ovvio che noi ci porremo in testa alla catena e tutti gli altri saranno sotto di noi. E questo comporta, è un meccanismo esattamente identico a quello del razzismo, a quello dell'omofobia, e tutte queste cose qua. Perché? Perché da che mondo è mondo, purtroppo da quanto conosciamo la storia, no? La storia umana è stata una storia di discriminazioni. Di discriminazioni fondate su una differenza. E di modo che la differenza è diventata la ragione, purtroppo, e questo è molto importante, naturale per sopraffarsi gli uni con gli altri. Ovviamente quello che conta è il più forte, vince il più forte, non chi ha più ragione, no? E quindi il superare lo specismo sarebbe la strada per rompere questo paradigma, per finirla di dire che se abbiamo delle differenze, queste differenze diventano anche un sistema di, come dire, gerarchia, mentre siamo semplicemente diversi. Io non sono né migliore né peggiore di un gatto, sono molto diverso da un gatto, questo è evidente, e lo sa anche il gatto, naturalmente, no? E il gatto magari penserà di essere superiore a me, però non ne cava delle conclusioni. Magari ha anche ragione. Ma secondo me sì, però non c'è dubbio che la mia gattina o il mio gattone siano migliori di me, questo lo so. Però Siamo schiavi io privati. non ne trago delle conseguenze e loro non ne traggono delle conseguenze. Viceversa, gli esseri umani hanno sempre detto: ci sono i neri e ci sono i bianchi. I neri valgono meno e sono inferiori. Ecco il punto. Sono inferiori.
Le donne lo sanno benissimo, per millenni si è detto che le donne valgono meno degli uomini, perché sono qui, perché sono là, non hanno l'anima, sono stupide, eccetera, eccetera, tante cose. No, ovviamente tutto questo non ha nessun senso, e in realtà noi sappiamo che siamo diversi. È vero che le donne sono diverse dagli uomini, e allora? No? Cioè, Ma nessuno nega la differenza. le differenze sono quelle che arricchiscono se E si questo è il punto. stanno a Noi usare. abbiamo giocato sempre a penalizzare i diversi, invece di sfruttare questa differenza, di valorizzarla. Certo. Ora, naturalmente, se noi facciamo questo meccanismo, e ovviamente serve per sfruttare qualcuno, no? Quindi ci poniamo da una parte di sopra e diciamo che gli altri sono di sotto, cioè sono inferiori, questo giustifica qualunque maltrattamento, giustifica qualunque maluso degli inferiori. Ed è Chiaro. questo il problema di fondo. Quindi naturalmente se le mucche sono così inferiori rispetto a noi, possiamo mangiarle. No, c'è una ragione. Chiaramente questa è una crudeltà, è un modo sbagliato di pensare. Ecco, questo è il punto. È Io proprio un modo sbagliato di pensare. vorrei passare un filmato che fa vedere quanto a volte gli animali siano davvero superiori a noi, perlomeno nella solidarietà che si danno tra di loro. È un brevissimo filmato, ma facciamolo vedere. Sì, filmati come questi se ne trovano molti e ogni volta è commovente vedere come riescono ad aiutarsi, perché evidentemente se gli animali hanno una forma di specismo ce l'hanno verso l'uomo, non certo tra di loro. Enrico, cosa ne pensi? Tu hai scritto molto anche su questi argomenti. Negli ultimi tempi abbiamo affrontato il problema della bioetica anche assieme a un gruppo di lavoro dei psicologi torinesi, e perché il punto è proprio la verifica, l'analisi del comportamento prosociale degli animali all'interno del loro gruppo. E bisogna anche ricordare come il discorso sulla bioetica relativamente agli animali è una questione tuttora aperta. Perché? Perché la bioetica è nata in ambito umano, quindi l'applicazione agli animali è una cosa più, diciamo, un'estensione che non da tutti viene accettata. E c'è un argomento di base che è fondamentale. Perché? Perché la bioetica umana parte dal principio inalienabile della difesa della vita, no? Sappiamo le tematiche, aborto, eutanasia, eccetera. Invece la bioetica veterinaria non è ancora arrivata a standardizzare il rispetto del diritto alla vita degli animali. Anche documenti ufficiali si fermano un po' alla valutazione del miglior benessere garantito agli animali, e non si ha ancora la forza di partire invece dal rispetto alla vita, che era poi, diciamo, alla base anche un po' del discorso che ha fatto il professore Foucault, no? Nel senso che noi, se non rispettiamo il diritto alla vita degli animali, avremo sempre
questo senso di superiorità, perché noi rispettiamo il nostro diritto alla vita, ma non rispettiamo quello degli animali. Certo, ma da cosa nasce questo? So che lei, professore, fa parte anche dell'Unione Atei e Agnostici Razionalisti. Mi viene da pensare che la religione, le religioni c'entrino con questo, con quest'ottica antropocentrica. Ma secondo me c'entrano nel senso che sono fondate sull'antropocentrismo e come dire, lo giustificano. Ma l'antropocentrismo nasce a monte, nasce prima delle religioni, nel senso che nasce dal rapporto di forza tra gli esseri umani che sono debolissimi, ma tutti insieme sono forti, e quindi al desiderio, alla volontà di sopraffare gli animali, di trarne vantaggio, di usarli. Le religioni giustificano tutto questo, certe Grazie. religioni, non tutte, ma ad esempio le religioni monoteistiche, no? Sicuramente lo hanno fatto, lo fanno tuttora perché adesso io non voglio criticare nessuno. Uno degli scopi importanti dell'etica animalista è anche quella di salvare la biodiversità, di salvare l'ambiente, di collaborare a questa grande impresa, no, che ci occupa proprio in questo periodo molto, molto fortemente. Noi sappiamo che stiamo andando a remengo perché stiamo distruggendo il nostro habitat naturale, no? Esatto. Nel quale gli animali ovviamente sono parte importantissima. Ma senza fare una critica, per esempio, Allora, guarda, posso parlare facciamo del Papa? assolutamente Posso. sì, però devo interromperla solo un Sì, attimo per la pubblicità e poi riprendiamo questo certo. discorso interessante. Eccoci di nuovo a noi e parliamo del Papa. Prego. Sì, in realtà sto pensando all'enciclica molto famosa, Laudato Laudato Si'. si'. Ecco, in questa enciclica finalmente la Chiesa prende posizione sulla questione ecologica e sulla distruzione ambientale. E questa è una cosa bellissima, di cui va dato atto e merito. Però degli animali si parla poco e male. Si parla poco e male anche perché viene giustificata in qualche modo la vivisezione in quella enciclica. Sì, perché naturalmente, purché non si pratichi con sofferenze inutili, ci mancherebbe altro che sofferenze fossero inutili, però si ammette che le sofferenze utili sono lecite. Esatto. E si parla degli animali come con spirito francescano, no? Però si possono mangiare, si Infatti. possono usare. E allora mi manca qualcosa nel discorso ecologico, perché il discorso ecologico va necessariamente unito al discorso animalista, perché sono lo Assolutamente. stesso discorso, sono due, come dire, le due facce della stessa medaglia. Ecco, cioè sono criteri diversi, ma vanno a puntare nello stesso obiettivo, cioè nel salvaguardare l'ambiente per noi e per tutti quanti. No, questo è un po' il problema. È un po' un controsenso anche perché questo nome che si è dato il Papa, magari non corrisponde proprio all'immagine che si ha di San Francesco che ama gli animali, eccetera. Esatto. E San Francesco era vegetariano, non è un caso. Evidentemente l'amore per le creature lo portava a riconoscere la dignità della loro vita e a considerare anche essi fratelli e sorelle, no? Come penso che dovremmo ragionare tra noi uomini e tra noi gli animali. Ma invece questo, il povero lupo a Francesco ha teso la zampa, ma la storia è finita lì. Ho visto un gatto. Sì, la gatta si Una bella appassiona gatta. Si appassiona all'argomento.
e sembra condividere questa trasmissione. Bene, sono contenta. Ma lei non pensa che salvare gli animali voglia dire salvare anche noi stessi? Perché in fondo la battaglia, questa rivoluzione animalista non è solo animalista, io credo, cioè non può essere relegata in una nicchia animalista, perché Non c'è assolutamente dubbio, è la stessa battaglia, è la è la stessa stessa battaglia battaglia, che riguarda cioè tutti tutti i noi. discorsi che noi facciamo per migliorare la vita degli uomini, per migliorare la società, perché non ci siano guerre, perché non ci siano dissidi, ma è esattamente lo stesso discorso che dobbiamo fare con gli animali, o meglio, se lo facciamo con gli animali, probabilmente arriveremo a farlo anche per gli esseri umani, perché Certo. appunto è lì. Noi se riusciamo appunto a superare lo specismo, noi rompiamo il paradigma della sopraffazione. Certo. Perché se Enrico, salviamo anche il gatto, salveremo anche il bambino, suppongo. esatto. Ne abbiamo parlato proprio nella precedente trasmissione, quando c'è questa demagogia che dice vuoi salvare il bambino o vuoi salvare il topo. Si possono salvare tutti e due. E Enrico. infatti, Enrico, cosa ne anche perché pensi? di solito quelli che dicono: ma tu prima di pensare a salvare gli animali, pensiamo a salvare i bambini. Non hanno mai salvato nessun bambino, per Esattamente. principio, no? Sono sempre infischiati Concordo. tutti quanti, e quindi ovviamente dei bambini e anche naturalmente degli animali. Enrico Morricone. Io continuo a vedere degli interessi specifici da parte della razza umana, perché la supremazia dell'uomo sugli altri animali comporta delle conseguenze di utilità per le persone. E quello che dispiace è che anche le persone, perché anche tra gli uomini esiste un'ipotetica scala di valori, Ah, anche certo. le persone che non sono in cima alla scala dei valori nella società umana, si sentono comunque superiori rispetto agli animali. Quindi il discorso che facevate prima di una visione biocentrica che servirebbe anche a consolidare i rapporti di fratellanza tra le persone, non viene neanche, recepita dalle persone che avrebbero dei vantaggi, a pensare a una società che sia più ugualitaria, più sociale, se non vogliamo proprio usare la parola di fratellanza, che è sempre è problematica, perché conosciamo bene che la storia umana è sempre passata attraverso una forte contrapposizione, guerre, eccetera. E però è chiaro che la visione biocentrica aiuterebbe a costruire una società umana migliore. Però anche questo virus ci ha dimostrato che anche in questa vicenda c'è stato chi si è approfittato, chi ha avuto dei vantaggi enormi, e altri che invece sono rimasti fortemente penalizzati. Certo, sì, ecco, ma anche secondo una logica, una certa logica di chi sostiene che gli animali sono esseri inferiori e quindi siamo autorizzati a usarli in tutti i modi possibili, secondo quale logica gli animali sarebbero inferiori? Secondo una logica di una scala di intelligenza? Com'è possibile che venga portato avanti un discorso del genere? Infatti è un discorso che non ha nessun fondamento, nessun fondamento razionale, voglio dire. Qui dobbiamo essere chiari. Noi abbiamo una nostra idea dell'intelligenza, una nostra idea che abbiamo il linguaggio, eccetera, eccetera. Gli animali sono semplicemente diversi, cioè hanno un'intelligenza diversa dalla nostra, che noi non comprendiamo, ma che non siamo autorizzati a considerare inferiore. Hanno il loro linguaggio, perché tra loro comunicano benissimo. I miei due gatti si parlano quotidianamente, si intendono perfettamente, no? Hanno tutte le caratteristiche della personalità.
hanno senso del benessere, sanno se soffrono, se non soffrono, in che condizione sono all'interno del mondo, eccetera, eccetera. Allora, semplicemente noi non sappiamo niente di loro, non ne sappiamo abbastanza, non sappiamo come si fa a dire che una differenza di tipo qualitativo pone una scala di tipo quantitativo. Non è possibile. Io posso dire che l'Asia è più grande dell'Europa perché ho il concetto di chilometro quadro, ma io non posso dire che la mia gatta è più o meno elegante di una modella. Io preferisco la modella, ovviamente, da un certo punto di vista, ma perché faccio parte della specie umana, no? E la gatta no. Come si chiama la sua gatta, visto che la vediamo? Zerlina, Ah, come? Zerlina, Zerlina. Io sono un piacere. mozartiano convento, quindi i miei due gatti si chiamano Masetto e Zerlina. Zerlina, Buongiorno. oh, visto che la stiamo vedendo, almeno la conosciamo. Sì, No, tu, certo. la questione è tutta lì, e in fondo, a ben guardare, è anche una questione di ignoranza. Certo. Noi, siccome non capiamo, allora diciamo che è inferiore, ma potrebbe essere superiore, mica lo sappiamo. Io non dico che sia superiore o inferiore, non lo so. Semplicemente non lo so. E finché non lo saprò, se mai succederà, mi riservo il giudizio. Quindi nel dubbio dico che siamo sullo stesso piano, cioè sullo stesso piano di dignità. Poi siamo diversi, cioè, questo Ecco, ovviamente no. lei prima parlava del rapporto di forza, quindi che lo fa precedere addirittura alle grandi religioni, questo rapporto in qualche modo di diseguaglianza. Però io vorrei dire una cosa, che non in tutte le culture è così, perché ci sono delle culture minoritarie, che sono quelle ad esempio dei nativi. Quando si parla di nativi, non parlo di esseri primitivi, ci sono dei nativi, io li ho conosciuti all'ONU insieme a me, l'ha conosciuti Giancarlo Barbadoro, un comune amico di cui Enrico sa bene di cosa parlo, che all'ONU abbiamo conosciuto dei nativi che, pur essendo proiettati verso il futuro, mantenevano le loro tradizioni e mantenevano un rispetto assoluto per tutte le forme di vita, una mentalità totalmente differente da quella della società maggioritaria. Quindi anche lì Ma bisogna lì stare. è lo stesso discorso, eh? Lo stesso discorso. Noi pensiamo che i nativi siano inferiori perché Esatto. hanno una cultura diversa dalla nostra. È Infatti. tutto da dimostrare che la nostra sia superiore. Non abbiamo nessun motivo per dirlo, nessun Infatti, argomento per dirlo. No? infatti. E così dobbiamo comportarci anche con fronte agli animali, perché in fondo hanno tutte le nostre stesse caratteristiche, in Certo. modo diverso, ma sono intelligenti, parlano, pensano. E hanno senso di se stessi e così via. A modo Filosofeggia. loro, Io a credo che modo filosofeggino. Hanno un loro modo di fare filosofia, secondo loro. me. Ah, ne sono convinto perché in fondo se è vero che ogni, come dire, che ogni comportamento ha un fondo filosofico, evidentemente anche il gatto ha un fondo filosofico nei suoi comportamenti. Io non li capisco, mi sforzo di capirli. E qualche volta con l'empatia ci arrivo, ma bisogna Vero. essere empatici, cioè bisogna aver voglia di capire, se no non ci capiremo mai, ma questo succede anche tra di noi, se noi non vogliamo Certo. capire, litighiamo, non c'è niente da fare. E a volte gli No. animali ci capiscono più di quanto noi capiamo loro, perché loro si rapportano a noi in una maniera più empatica. Noi forse li classifichiamo secondo una nostra logica e allora non riusciremo mai a capirli veramente. Magari cerchiamo gli alieni, gli extraterrestri, ma non ci rendiamo conto che gli alieni li abbiamo in casa, li abbiamo Ma sul certo, pianeta e ma sarebbe certo. fantastico poter comunicare. Ma Veramente, come veramente con gli si può? animali, una cosa meravigliosa. Sarebbe una cosa meravigliosa. E cerchiamo di farlo. Qualche volta si riesce anche. Però certo, dobbiamo ammettere che la comunicazione è veramente difficile. Non, cioè, noi comunichiamo col linguaggio. E già il linguaggio umano è estremamente equivoco. Infatti, normalmente non ci capiamo mica, no?
Io Figuriamoci con purtroppo le devo creature. interrompervi, purtroppo il tempo a disposizione sta terminando, lo so che andrei avanti ore a parlare di questo con voi, Anch'io. ma faremo altre trasmissioni. Io vorrei solo Arrivederci. lanciare due libri. Uno è quello del professor Pocar che si chiama Oltre lo specismo, ecco, lo stiamo vedendo, Oltre lo specismo. E un altro è Tutti i figli di Madreterra, scritto da Giancarlo Barbadoro con l'introduzione di Enrico Morricone. Anche questo, Tutti i figli di Madreterra, il titolo esprime già un po' la linea che può avere questo libro. E quindi purtroppo vi devo salutare, ma se lei ha voglia, professore, faremo altre puntate perché l'argomento è molto, molto interessante. Io sono a vostra disposizione, Grazie. perché Quindi quando si parla di grazie. cose che ci interessano lo facciamo Esatto. volentieri. E facciamo partecipare anche la sua gattina, che è bellissima. Va bene, grazie professore Pocar, grazie Enrico Morricone Grazie e a voi. grazie a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima. Ciao a tutti.